Marketing, digitalizzazione e industria 4.0 sono i temi trattati nel corso dell'evento Onda Digital, idee innovative per far crescere la tua impresa. Un evento organizzato da Bella Chioma Systems SRL in collaborazione con il Politecnico delle Marche e patrocinato da Confindustria Centro Adriatico. C'è un'onda tecnologica che sta montando da alcuni anni, ma negli ultimi 2 anni c'è stata una grossa accelerazione. C'è un recente libro di un paio d'anni fa che si intitola così: How the world is getting faster and faster, cioè come il mondo sta andando sempre più veloce. In un mondo sempre più veloce, l'information technology, il settore di cui facciamo parte, è l'asse portante ormai di tutti i paesi industrializzati. E non possiamo pretendere di affrontare un mondo che si sta digitalizzando con una tecnologia che accelera sempre di più, con strumenti analogici e processi analogici. Quindi le aziende devono intraprendere questo percorso di trasformazione digitale. Perché? Perché se stanno ferme il rischio qual è? Che l'onda le travolga. Quindi il mio consiglio, quello che sto dicendo ai clienti, è: cominciate a fare i primi passi, salite sulla tavola in modo da poter salire sull'onda e non rimanere sulla riva fermi ad aspettarla. Oggi la tecnologia non permette soltanto di gestire i processi aziendali in maniera digitale, ma è la tecnologia stessa che sta creando da un po' di tempo dei cosiddetti digital enabler, cioè la tecnologia non solo come strumento di gestione, ma come abilitatore di nuovi business. Faccio un paio di esempi su tutti. Uber, l'americana, ha la più grande offerta di mobilità al mondo, ma non possiede neanche un taxi. Oppure Airbnb, faccio dei nomi molto eclatanti perché conosciuti da tutti, ha la più grande offerta di accommodation al mondo, ma non possiede neanche una stanza. Quindi la tecnologia come fattore abilitante di business. Per cui le aziende devono capire che non possono oggi limitarsi a vendere soltanto prodotti, perché oggi non si vende più il prodotto per quello che è. La gente compra il prodotto per il servizio che gli può offrire, cioè, stiamo andando verso un mondo di servizi. C'è un nuovo nome che si chiama servitization, cioè nelle aziende, nei paesi industrializzati il 70-80% del PIL è fatto da servizi. Adesso vediamo, oggi si noleggia di tutto, la macchina, si noleggiano gli automobili, insomma stiamo andando verso un mondo di un mondo as a service, quindi il cloud as a service, mobilità as a service, e in un mondo as a service anche le persone devono essere parte integrante dell'ecosistema. Dobbiamo, secondo me, ragionare come people as a service, cioè creare tutto l'ecosistema intorno al digitale. Va bene dentro l'azienda, ma anche a monte al valle, perché io domani non venderò più soltanto la macchina fine a se stessa, ma venderò una macchina interconnessa, perché in cambio poi voglio i dati dai clienti e da questi dati posso poi creare un mercato di dati, perché il mercato del futuro sarà un mercato di dati. Le aziende devono capire questo. Non è più la costruzione della macchina meccanica o fine a se stessa. Domani le macchine saranno interconnesse e il business sarà sui dati. È già oggi così. Le prime 10 aziende mondiali sono aziende che gestiscono dati. Ecco perché abbiamo voluto sensibilizzare il mondo aziendale sul digitale, sulla trasformazione digitale, che dovrà indubbiamente essere fatta, altrimenti l'azienda rischia di rimanere indietro o di essere soppiantato da altri competitor. Facevo l'esempio a qualche cliente, un po' il concetto della mela nel cesto di mele. Se io tolgo una mela da un cesto di mele non se ne accorge nessuno. Domani sarà così sul digitale. Se tu non ci sei, domani non se ne accorgerà nessuno. E questo è il concetto, quindi per cui il mio consiglio è: cominciate a fare i primi passi. Magari si sbaglia, ma almeno si parte. A proposito di aziende, oggi qui sono presenti 3 aziende che racconteranno la loro esperienza. Sì, allora, noi siamo un gruppo di 3 aziende, la più vecchia già, diciamo, ha 40 anni nel settore dell'informatica, dell'information technology. Poi abbiamo un'azienda che si occupa di software gestionale e gestione digitale di processi nel mondo enterprise. E abbiamo un'azienda che si occupa del mondo web, quindi digital marketing, sviluppo app
e-commerce, settore, diciamo tutto il mondo web. E insieme al professor Gianluca Gregori abbiamo, diciamo, iniziato questa collaborazione, che vuole essere un inizio e non una collaborazione spot per questo evento. Insomma, vorremmo cominciare a fare questo percorso insieme al mondo universitario. Ho detto, mi piacerebbe che finalmente il mondo universitario si sposasse col mondo aziendale, perché, diciamo, in questi anni in Italia c'è sempre stato questo scollamento tra, no, l'azienda e l'università. Secondo me devono andare a braccetto, bisogna creare un ecosistema mutuamente sostenibile e creare queste sinergie tra mondo aziendale e mondo universitario. Non è possibile che una persona non conosca un'azienda fino a quando non finisce la laurea, il percorso di laurea, e vada a lavoro. Io mi ricordo quando mi sono laureato facevo queste critiche, no? Dicevo, scusate, ma nel mondo universitario dei medici l'ultimo anno si fa in ospedale. Io non capisco perché uno che fa business administration, economia e commercio, l'azienda non la veda mai. Oppure uno che fa matematica, ma insomma non c'era questo connubio col mondo imprenditoriale, col mondo aziendale, anche se adesso le cose stanno cambiando, per fortuna. Quindi ecco perché Gianluca Gregori e l'Università di Ancona. Gianluca Gregori, prorettore dell'Università Politecnica delle Marche e docente di marketing business to business presso la LUIS. Professore, per le aziende tanti cambiamenti, tante trasformazioni. Beh, il mercato è in forte trasformazione, cambiano i modelli competitivi, c'è una concorrenza sempre più allargata, cambiano gli strumenti grazie alle innovazioni tecnologiche e sicuramente tra questi la digitalizzazione richiede però competenze molto specifiche, cioè difficilmente un'impresa può intraprendere un percorso del genere senza le necessarie competenze. Come si fa per restare sul pezzo, per restare al passo? Il tema è innanzitutto risorse umane. Si parla tecnicamente di change management, cioè di gestione del cambiamento, il che richiede risorse umane di nuovo competenti, e questo è un primo punto fondamentale. Un altro tema molto rilevante è che il digitale, come tutta la tecnologia, è uno strumento. Questo significa che non può essere sommato alla strategia, ma è parte integrante della strategia. Cioè, insomma, bisogna comprendere che tutti questi strumenti devono essere fortemente connessi alla strategia che si intende realizzare. Ma alla base di tutto c'è una parola chiave, che è la formazione. La persona è sempre determinante. In qualsiasi cambiamento il ruolo della persona è fondamentale, e in questa direzione bisogna andare. Questo comporta che le imprese adottino anche approcci aperti. No, c'è un passaggio piuttosto interessante dalla closed innovation all'open innovation, cioè che significa che questi cambiamenti e queste innovazioni non riesci quasi sempre a farli da solo, ma necessiti di collaborazioni e di partnership con altri soggetti. Luca Marinelli, docente di Digital Marketing presso l'Università Politecnica delle Marche. Cosa significa digitalizzarsi per un'azienda? Beh, un primo messaggio da dare è senza dubbio quello del fatto che non esistono più confini tra online e offline. Le imprese che intendono oggi operare in questo ambito devono tenere fortemente in considerazione che non può esistere una presenza online senza un suo corrispettivo nel mondo reale e viceversa. Grandi player come Amazon, Google e anche Facebook stanno dettando le linee su questo, dimostrando proprio quanto è importante integrare la loro presenza
anche nel mondo reale. Ecco, ma sul piano pratico come si traduce questa cosa? Dunque, una cosa molto importante da tenere in considerazione è il fatto che le imprese non devono assolutamente anteporre lo strumento con una visione strategica, quindi non anteporre un software piuttosto che l'adozione di un social network, piuttosto che la creazione di un post in una campagna con una visione strategica che parta dagli obiettivi per poi andare a implementarle con tutta questa serie di azioni. Dunque, concretezza e realtà devono procedere di pari passo poi con gli strumenti digitali. Assolutamente, assolutamente, perché appunto la competenza digitale rischia poi di andare troppo sull'operativo se non viene contestualizzata con una visione organizzativa d'insieme e ovviamente anche un approccio orientato al mercato. Ecco, un'azienda per svolgere una comunicazione digitale efficace deve rivolgersi ad esperti del settore. Dunque, quello che potrebbe essere opportuno è creare un mix di competenze dove l'azienda attinge dall'esterno per professionalità molto tecniche che necessitano di specializzazione costante, ma è bene che abbia anche al suo interno delle figure in grado poi di tradurre nell'operatività e quindi di parlare anche la stessa lingua dei tecnici in modo tale che si interpretino in maniera corretta poi il volere e gli obiettivi dell'impresa. Ecco, la necessità di digitalizzazione delle aziende è una necessità recente o, se vogliamo dare un tempo, da quanti anni questa necessità è diventata veramente impellente per un'azienda? Almeno per un decennio. Il messaggio che deve passare oggi è che il digital non è più un optional, così come non è una tendenza, non è una moda, ma è l'unico modo per operare nel mercato. Perché? Perché lo chiedono i clienti, lo chiedono i consumatori che esigono di muoversi indistintamente, grazie magari ai loro semplici smartphone, nel mondo online e nel mondo offline in maniera completamente senza punti di interruzione. Fabrizio Fais, Technical Sales Support della Arxivar. La Chioma è un'azienda che ha scelto Arxivar come strumento di supporto per la gestione della propria documentazione e la gestione dei propri processi amministrativi. Arxivar è un software che gestisce proprio le informazioni, la gestione documentale e la gestione dei processi. Bella Chioma ha scelto questo software anche per la versatilità del software nell'essere integrato con sistemi terzi e quindi il sistema gestionale di Bella Chioma è completamente integrato con il nostro sistema proprio grazie al fatto che Arxivar è un software non tanto open source ma open per essere proprio integrato con altri software. In più gestisce la collaborazione dei vari uffici, dei vari reparti, delle varie funzioni mettendo in collegamento tutti i reparti dell'azienda ma anche tutti i software presenti all'interno dell'azienda. Pro è un software di Qualitas Informatica, noi siamo un'azienda di Vicenza e Bella Chioma è nostro partner da all'incirca un anno, quindi attraverso il nostro supporto vogliamo chiaramente dare loro la possibilità di far crescere l'azienda, l'industria manifatturiera nella vostra regione. Okay? Quindi il nostro software, sì, chiaramente essendo un MES, propone diversi moduli, okay? Dalla pianificazione della produzione, all'avanzamento, alla qualità e quindi una soluzione integrata di sistema MES che ovviamente speriamo che piaccia alle vostre aziende e che sia soprattutto utile per far crescere le loro produttività. Noi nasciamo come partner di Bella Chioma ormai 18 anni fa e siamo lo spin-off tecnologico, quindi quelli che si occupano un po' più delle cose più innovative come il web, lo sviluppo di app mobile, e oggi qui presentiamo il marketing e come può aiutare le piccole e medie imprese del nostro territorio a crescere, a diventare un po' più grandi.